Allo stadio Zini di Cremona arriva il Cosenza, una squadra che per certi versi nella prima parte di campionato del girone d'andata è stata con il Catanzaro la rivelazione del campionato cadetto. Una squadra molto propositiva e molto offensiva, schierata con un 4-2-3-1 che in alcune parti della partita diventava un 4-2-4. E questo ha permesso di creare un gioco spumeggiante e di portare a casa risultati importanti. Poi qualcosa si è rotto, sia a livello di gioco che a livello di risultati, e ha portato sulla graticola l'allenatore Fabio Caserta. Se andiamo ad analizzare le ultime 6 partite, 4 sconfitte e 2 pareggi. Questo ha portato l'allenatore a cambiare modulo. Modulo che dal 4-2-3-1, come dicevamo prima, si è trasformato in un 3-5-2, più conservativo, più attento, più difensivo. Quindi a Cremona arriverà una squadra schierata a specchio come la Cremonese, ma molto più attenta alla fase difensiva e pronta a ripartire in contropiede. Contropiede pericolosissimo perché davanti probabilmente ha la migliore qualità di questa squadra. Tutino, Mazzocchi, Forte, Canotto sono i giocatori a cui la Cremonese dovrà prestare sicuramente più attenzione.